Devo dire, siamo molto orgogliosi che questo movimento di liberazione europeo, come è stato detto, per la costruzione di un'Europa dei diritti, della giustizia sociale e dei suoi popoli, parta proprio da Napoli. Quindi un riconoscimento per quello che Napoli ha fatto in questi anni, per essere stata città ribelle, città che ha dato voce al suo popolo, ai movimenti, ai tanti giovani, alle persone in difficoltà. Da Napoli parte anche la costruzione di un modello europeo dal basso, fatto di democrazia partecipativa, contro il liberismo, contro i fascismi, contro gli egoismi. E che tanti abbiano voluto scegliere la partenza da Napoli ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Da oggi parte un cantiere aperto, che includerà tantissime altre figure, personalità, movimenti, comitati, associazioni, per dire basta all'Europa dei liberismi, delle tecnocrazie, delle oligarchie, dei fascismi, delle mura e del filo spinato, e invece inizia la costruzione di una lista transnazionale che si presenterà alle europee del maggio 2019. La prima volta che in Europa sarà presentata una lista transnazionale, cioè che avrà uno stesso programma in tutti i paesi dell'Unione Europea, stessi candidati, e questo parte da Napoli, dal Mediterraneo, dal sud dell'Europa, da una città ribelle, da una città che resiste, che non si è piegata, che è soffocata dalle politiche liberiste anche in questi giorni col debito. Quindi anche questo è un ulteriore esempio del contrattacco che abbiamo deciso di mettere insieme tutti quanti. Le prossime tappe sono innanzitutto un coordinamento provvisorio a cui si lavora, ad aprile ci sarà un altro incontro, tra maggio e giugno presentazione del nome, il metodo per la scelta delle candidature, il programma di cui già oggi abbiamo delineato le linee essenziali. Quindi insomma l'idea nostra è che tra giugno e settembre bisogna essere pronti con tutto. Io credo sinceramente, se posso fare una previsione, è che io farò il sindaco comunque fino al 2021. Non è un partito, detto bene il compagno portoghese, che un po' riprende anche quello che noi abbiamo detto qua quando parliamo di movimenti di liberazione, è un movimento di liberazione europeo, che questo è un progetto sì europeo, ma di un'Europa completamente diversa.